Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale. Oggi sono qua per presentarvi un nuovo gioco che è stato presentato dagli eSports durante la Gamescom qualche settimana fa, qualche giorno fa, anzi, perché comunque era metà agosto e doveva uscire, se non sbaglio, questo gioco all'inizio di settembre. È già uscito da qualche ora, quindi sto registrando nel pomeriggio del primo di settembre. Doveva uscire forse qualche giorno un po' più tardi, però sono riuscito a trovarlo in rete. Non ho il telefono in questo momento per registrare, ma sto usando il computer, ma alla fine non cambia tantissimo. È disponibile sia per iOS che per Android, per tutti i telefoni cellulari, anche per tablet, iPad e robe del genere. Oggi sono qua per andarlo a vedere insieme a voi perché sono abbastanza curioso, anche se non ho grandissime pretese. Pur sempre un gioco per telefonino, un gioco nel quale si deve cazzeggiare, però comunque i giochi per cellulare devono essere solitamente dei giochi che comunque ti permettono, quando hai del tempo da perdere, non hai qualcosa da fare, sei in autobus, qualcosa del genere, qualcosa che comunque ti riesca a divertire. Quindi direi di andare a vedere com'è questo gioco. Allora, quanti anni ho? Ne ho 18, quindi mettiamo così. Ok, accetta e continua. E direi di giocare come con Facebook. Quindi vabbè, accedo, poi ci vedremo un po' più tardi. One eternity later. Benissimo, ci siamo. Ho fatto l'accesso. Vediamo un po' com'è questo giochino, perché come stavo dicendo prima sono abbastanza curioso, quindi vado a mettere il mio nome, mettiamo Yas, speriamo che lo accetti, solo Yas perché solitamente non me lo accetta perché dice che è già stato preso, invece questa volta non è stato preso. Eccoci qua, siamo nel menu principale, seleziona il tuo stemma. Come potete vedere c'è Premier League, Liga, Bundesliga e Calcio A, che ragazzi dà veramente tantissimo fastidio. Calcio A è come se fosse una roba di PES, a me fa veramente schifo. Comunque Calcio A sarebbe la Serie A, poi Liga An, Lega Russa, Liga No se ci sono tutti gli altri campionati. Io direi di mettere Calcio A proprio perché a me piace tantissimo Calcio A, no? Quindi andiamo a mettere proprio Calcio A, e come stemma ci sono, vabbè, tutti quelli ufficiali, quindi si riconferma anche quello che è stato detto durante la Gamescom con l'annuncio del che non c'era la Serie A, no? Che ne se ne parlava. Comunque non preoccupatevi, ve lo spiego magari se non avete capito. Non ci sarà la licenza per il campionato, nel senso le grafiche e il nome, le stemme, gli stemmi, robe del genere, le licenze della Serie A proprio come campionato, ma le singole squadre saranno tutte licenziate, quindi i giocatori avranno nomi reali, le squadre nomi reali e gli stemmi saranno tutti questi reali. Quindi come stemma tifo Milan, quindi metto quello del Milan, e eccoci qua. Allora, partite, eventi live, stagioni, modalità attacco e leghe. Poi otterrai i premi, campioni, gettoni e monete. Qua sono le diverse le carte, quindi sarà tutto un altro gioco. Migliora la tua squadra, giocatori di FIFA, squadre e leggende. Ok, vediamo un po'. Sono curioso, devo essere sincero. Quindi tocca per continuare. Allora, tutorial, calcio di rigore. Sfida, vabbè. Allora, calcio di rigore. Nei calci di rigore fai scorrere il dito della palla al punto in cui vuoi tirare. Ok, tocchiamo per continuare. Poi ho Troschi contro non so chi sia. Ok, proviamo. Non ho tirato molto forte, però oh, abbiamo segnato il nostro primo gol. Incredibile, fantastico, mamma mia. Proviamo ora da quest'altra parte. Forse ho tirato un po' troppo forte, però siamo troppo forti. Mamma mia, che emozioni! Vabbè, sono i soliti tutorial del cazzo. Non so neanche se vi li farò vedere, ma se vi ho fatti vedere vuol dire che sono abbastanza divertenti. Ok. Bene, abbiamo tirato i nostri primi 3 calci di rigori. Perfetto, continuiamo. Vediamo un po' ora cosa ci fanno vedere. Allora, c'è il menu principale. Vabbè, in alto a sinistra. Ok. Nel negozio si può migliorare la tua squadra con alcuni nuovi giocatori. Ok, il negozio spero che siano pacchetti. Infatti ci sono i pacchetti. Quindi andiamo subito ad aprire un pacchetto. Quindi acquista un pacchetto benvenuto, che è 4 giocatori bronzo superiori e un gettone tutorial. Ok, quindi anche qua ci saranno i big spacchettamenti. Io spero che possa essere divertente questo gioco, perché non mi dispiacerebbe portarci magari qualche video. Quindi ci han svela tutto. E c'è uno della Serie A che è Denilson e anche Luperto. Molto molto bene. Comunque Denilson 74 per iniziare dovrebbe andare bene. Piano tutorial. I piani sono un ottimo modo per guadagnare fantastici premi. Completa il tutorial restanti per completare questo piano e guadagnare un pacchetto speciale. Ok, continua così. E ora state a decidere. Puoi scegliere di continuare il tutorial per ottenere un premio oppure scoprire il gioco da solo. Io direi di continuare il tutorial perché alla fine
può anche servire per imparare a giocare, visto che non ci ho comunque mai giocato. E vabbè, vi ricordo che se volete giocarci anche voi, vi basta scaricarlo dal Play Store o dall'App Store. Allora, passa a un giocatore toccandolo, vabbè, semplice, ok. Mi sembra un po' lento come gioco, tipo che sono un po' troppo... Va tipo a rallentatore, ma non so se è fatta apposta o se è un problema mio, ma mi sa che è fatta apposta perché... Boh. Ho fatto anche questa sfida dei passaggi, niente di che, difficoltà pari a zero. E quindi nulla, andiamo a fare anche queste altre sfide che sono un po' facili da fare, no? Ora quindi c'è questo pacchetto tutorial, vediamo un po' di cosa si tratta. Mi arrivano intanto delle notifiche da chi mi segue su Facebook. Proviamo a fare un tiro. Stira così. Che tiro di merda, però vabbè. Ok, bisogna quindi fare un'azione. Ok, passiamola al nostro amico. Molto bene. E poi dobbiamo tirare. Quindi robe veramente semplici, semplici, ok. Dio mio, quanto è lento. Il problema è che non posso scattare. Livello 2, signori, incredibile. Saliamo subito. Vabbè, 200 crediti che sono... il top, ragazzi, ricarica, che non so cosa sia, forse per fare le partite. E ci hanno dato anche un nuovo pacchetto che andremo ad aprire dopo. Anzi, andiamo ad aprirlo subito. Boh, non ci fanno neanche scegliere, perfetto. Pacchetto nuovo livello, dai, speriamo che ci sia un Montolivo. Un top player come Montolivo. Chi è? Zua. Zua, va bene, va bene, va bene. Continua, continua. Cos'è? Oh mio Dio, Royce rosso, che è veramente figa sta carta, devo essere sincero. 85, non so perché, perché sarebbe 88 nella realtà, però una carta veramente spettacolare, rossa così. Non so cosa sia, siano i significati dei colori delle carte, poi lo andremo a scoprire dopo. Però è veramente figa come carta, devo essere sincero. Mentre sei di fronte al difensore esegui una mossa abilità. Come si fa? Tocca il dribblatore per eseguire una mossa abilità. Cos'è il dribblatore? Ah, lui. Oh mio Dio, incredibile. Facciamole a caso, ok. Perfetto, abbiamo finito tutti i tutorial. Quindi vediamo cos'è questo pacchetto tutorial. Svela tutto. Gettone tutorial completo. Dobbiamo capire cosa servono questi gettoni. Oddio, c'è una mappa. C'è una mappa che non riesco a capire a cosa serve. Allora, nuovo principianti. Campi di allenamento, nuovi esercizi. Ah, interessante, interessante. Allora, prima vorrei vedere un attimo qua la mia squadra. Allora, cos'è? Perfetto, questa sarebbe la mia squadra. Scegli tattica 4-3-3. Ah, ok, c'è difesa. Allora, in difesa abbiamo questi marmocchioni. Però devo dire, le carte sono veramente belle, devo essere sincero. Centrocampo. Oddio, che schifo. E in attacco invece abbiamo il nostro Edenilson, che in verità sarebbe un terzino, un esterno, però vabbè, ce lo facciamo andare bene. Ok, dovremmo avere anche un altro che ho trovato prima, un Zua, non mi ricordo ora come si chiami. Devo andare su negozio forse? Boh, chi lo sa. Allora, vediamo un po'. Sì, qua gente che andrà a spacchettare con i soldi reali, mamma mia. E nulla ragazzi, quindi direi che abbiamo fatto abbastanza per quest'oggi con questo giochino. Devo dire, non è proprio il massimo, è un gioco per il telefono. Però devo dire che comunque come giocabilità, come cose da fare ce ne sono veramente tante. Per ora direi di chiudere qua, perché sennò il video verrebbe troppo troppo lungo, forse anche noioso. Perché comunque il video iniziale è giusto per andare a esplorare il gioco un po' insieme. Volevo fare una tipo reaction insieme a voi. Ora magari off camera, senza registrare, continuerò a giocare un po' per vedere un po' di cosa si tratta. Io voglio vedere il vostro, la vostra su questo gioco. Se vi piace magari ci posso portare anche qualche altro video, magari lo scopro meglio, scopro che ci sono delle sfide divertenti, robe da fare, perché comunque è un gioco un po' leggero anche da registrare, un po' carino da portare. Però bisogna vedere un po' anche da voi, perché se vi piace ve lo porto, se non vi piace ovviamente non c'è neanche bisogno di mettersi a registrare. Detto ciò, io spero che il video possa esservi piaciuto, quindi datemi un bel supporto di mi piace, iscrivetevi al canale se siete nuovi, commentate dicendomi appunto cosa ne pensate. Noi ci vediamo quindi nei prossimi giorni, o domani, o anche fra 5 minuti con un nuovo video, dipende da quando lo starete guardando. Ciao a tutti ragazzi.